Ed eccoci qui, cari ascoltatori, videoascoltatori di TV Digitale, eccoci qui per una nuova puntata dello squadrone che tremare il mondo fa, questo martedì incentrato sull'annata 1971-1972. Partiamo dal campionato. Intanto, ciao Orfeo, buonasera a chi ha il coraggio di seguirci nelle nostre avventure E li abbracciamo fortemente. che abbracciamo Per il fortemente. resto, E diciamo, la quest'anno squadra comunque. Era né più né meno quella dell'anno prima. Quindi, questo si poteva pensare. Allenatore lo stesso, giocatore lo stesso. Anno scorso, chiudendo in discesa il campionato, si era chiuso al quinto posto. Cerchiamo Giocando gran campionato, gran ricordiamo, eh. campionato delle grandi coppe, cerchiamo almeno di chiudere il campionato anche quest'anno al, se non al quinto, anche al quarto posto. Ecco Ecco voi, fatto Landini, Fausto scusami. Landini, Landini secondo, il fratello di Spartaco, il giocatore che giocava come libero mediano nella grande Inter di Herrera, Elenio Eccomi Herrera. qui. Si può vedere la foto. Cosa Bene, riesce a avviene che. bucare il portenardino? Quindi, diciamo, arrivano due punti che ci danno della linfa vitale. La partita seguente ci manda contro il Mantova. Andiamo a Mantova, ma anche a Mantova facciamo tanta fatica. Non abbiamo, diciamo, un'unione, non abbiamo una squadra che si trova a occhi chiusi e riusciamo a pareggiare grazie a una rete di Savoldi che va a fare il paio con quella di Carelli. Bettega, anche Eccola qui qua. vediamo, Quindi, e Cappello dopo. Qui è il gol di Bettiga che è coperto, è dietro al palo purtroppo, e subito dopo il gol di testa di Cappello. Guardiamo il buon Cappello che si butta di testa a colpire saltando roversi e rischiando anche un calcio dal buon Vittorio Caporale che in rovesciata cercava di spazzare l'area. Noi riusciamo solo a rispondere con Savoldi, ma è roba da niente. E quindi incameriamo la prima sconfitta della stagione l'aveva. Qui di casalinga. Testa ha appena fatto gol, Domenica al seguente suo abbiamo gol ne subito. seguiranno due di Boninsegna e l'Inter si aggiudica la contesa di Bologna con questi gol di testa. Anche qui vediamo, abbiamo una squadra. Come si può dire? Che sembra che si arrenda dal portiere al difensore. Guardiamo anche il viso Cresci. di Cresci che è spaventato, come per dire, qui non c'è niente da fare. Quel pallone a scacchi bianco e neri si sta per infilare nella nostra porta. Ti fermo un attimo, Lamberto. Sì. Noto una cosa che in epoca di non Sky, tanto per non Sì. fare della polemica, noto che se cadeva uno spillo non arrivava a terra perché i distinti, qui si vede i distinti come nella foto prima, erano assolutamente strapieni. Quindi la gente andava allo stadio, uno mi dirà, vabbè, l'Inter, il Milan, la Juve, ma mi sembra che fosse così anche col Varese, cioè Anche col meno. Varese. C'era, diciamo, meno calcio in TV, ma c'era il piacere di andare allo stadio. Poi le misure di sicurezza erano tutte altre, ovviamente, non si guardava a queste cose, si fumava allo stadio. Grazie Nevio, puntualissimo. Ma guardate solamente l'assembramento che c'è addirittura sulle scale di accesso, che lì, ripeto, c'era da pregare che uno non si sentisse male perché. Non so quando sarebbe sceso da in alto, però questo testimoniava una passione straordinaria perché sotto la scritta Marissimo Sanlei non so cosa potessero vedere quelli, diciamo così, Anni meno alta. Eccola, purtroppo. però c'era Eccola. qua. E stavolta abbiamo filmato. Questa è la prima che si Molto unisce bello. ai nostri due difensori e la seconda calcio di punizione di Rivera e lui che si butta, Serie B. guardiamola da dietro, Cosa che avviene? si butta Avviene facendosi una anche cosa stranissima. Diciamo, la stampa mette in giro la chiacchiera che il Bologna vuole cambiare allenatore. Si era parlato anche tempo prima, si era data la colpa al buon Battisodo
si era aspettato, e clamorosamente la dirigenza, il presidente della dirigenza di Bologna vuole richiamare un allenatore che con quello che ha vinto col Bologna era stato mandato via un po' con infamia. Vuole richiamare Fulvio Bernardini. Allora, poi cosa viene? Abbiamo i 32 e abbiamo la Coppa UEFA da fare nella stagione 71-72. Perché allora facevamo ancora le coppe. Le coppe. Cosa avviene? Avviene che in occasione dei 32esimi di finale l'urna del sorteggio ci dà come avversari l'Anderlecht. Ricordiamo Carlo vecchio Anderlecht che ci ha eliminato con la monetina gettata due volte, la prima era rimasta dritta in piedi. Che c'era rimasta un po' qui quella monetina, la storia non è fatta solo di vittorie, la storia è fatta di vittorie, la storia è fatta di sconfitte, è fatta di bei piazzamenti, di piazzamenti meno belli, ma questa è la storia e questa è anche l'importanza di una trasmissione come la nostra, che non racconta solo i momenti, sarebbe anche troppo facile farlo, i momenti diciamo di gloria, ma anche i momenti di sconfitta, i momenti più oscuri, più anche di difficoltà, sino ad arrivare a quelli bui. Penso che sia giusto e corretto anche proprio nei confronti delle generazioni diciamo più giovani, alle quali sicuramente questa trasmissione volge uno sguardo sicuramente privilegiato. Io ti ringrazio tantissimo, quindi ringrazio Lamberto Bertozzi, il nostro storico, ringrazio sempre Nevio in regia per le sue puntuali, per i suoi puntualissimi inserti, e da Orfeo Orlando per lo squadrone che Tremare il Mondo fa su TV digitale. Vi mando un grande abbraccio, vi ringrazio per essere stati con noi e arrivederci a martedì prossimo. Arrivederci, buon fine settimana e forza Bologna. Sempre forza Bologna. TV digitale.